sì. Abbia accorciato questo sforzo questo lo faccio più di un quarto. Facciamo il primo padiglione che ha due livelli. Sì. Questo è il primo padiglione che ha fatto a due livelli. All'interno abbiamo 8 ideali da sposa. L'emozione, l'emozione. Ma questa è una foto grafica? Cioè, ma che fotografica? No, questo è un video. Perché vedo che non scattava mai. No, no, è un video, è un video. Attenzione, c'è da spostare con una certa urgenza un furgone bianco, un Mercedes targato BF257BL. Ciao, ciao. Allora, mi posso mettere di più? Allora, faccio passare l'operatore di qua. Sì. Beh, sei con un abito. Già, ecco. Sono a vedere uno dei miei fogli di sposati. Solo per indossare l'abito, naturalmente. No, vabbè, io mi chiedevo se così si potesse entrare in chiesa. Credo di no, anche perché io vorrei un giorno sposarmi in chiesa, perché sono molto credente, credo nel sacramento del matrimonio. Però penso che si debba mettere una sottogonna e poi appena finisce la cerimonia in chiesa si può togliere la sottogonna. Però in comune sì, si può andare. Ragazzi, ci siamo anche noi. La macchina. Siamo d'accordo. Ecco, sono con la macchina della sposa. Ma questa, diciamo, hai fatto una sorta di prova matrimoniale che come sono venuti pronti? Sì, ma li ho ancora, beh, anche per chi insomma, è abbastanza abituato ad indossare abiti, ogni volta l'abito bianco fa un altro effetto, poi in un contesto del genere. Senti, ma la vera prova è quella vera. Tra un mese. Ho avuto questa confidenza tra un mese. Ma ci dici, sì, ho svelato un segreto. Non dovevo dire a nessuno. Non sappiamo, sindaco, con chi. Allora dobbiamo lanciare un appello. Quindi. Io sono particolarmente sportista, quindi se qualcuno volesse proporsi, facciamo un caso. No, non è facile, perché vorrei proprio innamorarmi e trovare una persona che vuole come si sa. Peccato che lei sindaco è sposato e fuori gioco. Sono fuori campo ormai, purtroppo non ce la faccio più. No, purtroppo lo ritiri sindaco. No, purtroppo adesso non me l'aspettavo questa domanda. Anche sulla mia sinistra. Va bene. Grazie. Va bene. E un attimo. Un attimo, così la facciamo tutti in interviste. Vediamo gli operatori in attesa, dai. Allora, questa manifestazione è vetrina del matrimonio, non conta ancora tanto per gli italiani. Ma io spero di sì, io credo nel matrimonio, non sono ancora sposata. Però penso che sia un sacramento importante, io sono cattolica, credente, quindi per me durare questa eterna unione di fronte a Dio, lo Spirito Santo che ti unisce, è una cosa importante e ci credo molto. Io spero che tante persone si sposino. Io vorrei sposarmi, diciamo, però per ora non ho ancora, diciamo, trovato la persona giusta con cui farlo. Mi piacerebbe tanto. E che tipo di cerimonia si immagina? Ma io ultimamente immagino una cerimonia molto semplice, nel senso che mi piacerebbe addirittura in chiesa essere in pochissimi e poi fare una grande festa. Però l'abito bianco, la macchina, proprio tutte quelle cose classiche del matrimonio, sì, anche perché faccio una vita abbastanza complicata, dove di tradizionale non c'è niente. E quindi almeno quel giorno vorrei rientrare nella tradizione della nostra terra, l'Italia, l'abito bianco, sì. Grazie. Senti, come finisce 100 vetrine? Io spero che non finisca, perché se no se finisce andiamo tutti a casa. Va bene. Grazie.
la mia posizione. Ciao, ciao. Posso rubarti un minuto? Certo. Facciamo la precisione adesso. Ciao.